amici di tecnoandroid.it, vediamo oggi come rendere simile, anzi quasi uguale al Nexus 5, il vostro Nexus 4, in cui avete già aggiornato ad Android 4.4 KitKat. Come ben sapete, Google ha deciso di non implementare le barre trasparenti, la navbar e la status bar su Nexus 4, come abbiamo anche già visto su Nexus 7, ma tramite l'installazione di un semplice APK possiamo aggirare questo problema. Allora, prima di tutto scaricate al link che vedete nel video l'APK, che sarebbe l'ultima versione di GEL, Google Experience Launcher, il launcher presente su Nexus 5, e una volta scaricato, o tramite smartphone o tramite computer, poi come abbiamo già visto in altre guide, attaccate il vostro smartphone con il cavo USB e trasferite all'interno l'APK appena scaricato. In questo caso usiamo ES Gestore per andare all'interno delle cartelle. In questo caso io l'ho messo all'interno della cartella download, il launcher appena scaricato, eccolo qua, e lo installo. Come potete vedere, dovremo prima abilitare le impostazioni, le origini sconosciute, altrimenti non potremo installarlo. Ok, torniamo indietro. E a questo punto possiamo installare l'APK appena scaricato. Lo installiamo. Accettiamo. Eccolo qua, apriamo. Ecco il nuovo launcher di Android 4.4 KitKat che troviamo sul Nexus 5. Ok, andiamo avanti, avanti. Ed ora, come potete vedere, abbiamo già le barre trasparenti. Ora cambio sfondo per, come potete vedere, funziona esattamente come il Nexus 5, sia per widget, sia impostazioni che per gli sfondi. Ora voglio impostare un altro sfondo in modo che potete, ecco qua, impostiamo lo sfondo. E qua potete ben vedere le barre che sono diventate trasparenti. Adesso proviamo anche se funziona Google Now. Google Now on. A questo punto vi aprirà una volta sola se scegliere che applicazione scegliere per la vostra home page. A questo punto scegliete avvio applicazioni, questa qua del cerchio azzurro, e cliccate su sempre. Ecco, come vedete abbiamo anche il Google Now. Bene, questa è una mera breve guida su come eliminare le bande nere sul Nexus 4. Continuate a seguirci sul nostro blog tecnoandroid.it. Ciao!